Parla fan azzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra. Ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. Nicola Zanini, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di un station radio. Per parlare del big match di domani Napoli-Juventus, le squadre sono vicine nelle zone alte della classifica. Ma molto dipenderà dal risultato della partita del Maradona. Mi piace tanto il Milan. Anche se deve riguardare diversi aspetti. Preferisco meno l'Inter, ma resta una squadra estremamente solida. Il gap da ridurre in classifica dipenderà dal Napoli e dal proprio percorso al punto. Non mi piace molto la squadra biancoceleste, anche se mi è simpatica. Mi auguro comunque che possa cambiare qualcosa per entrambe le squadre. La Roma può contare su una rosa più attrezzata per vincere, ma esprime un gioco decisamente inferiore alla Lazio. Quest'ultima deve sistemare alcune dinamiche. Soprattutto se si considera il risultato della gara con l'Empoli, nella quale sono stati gettati via 3 punti. Punto. Parere sulla stagione del Verona, arriva prima o poi l'anno in cui si paga dazio. Dopo un'ottima stagione, la società ha smembrato la squadra, naturale un simile epilogo. Bisognerà attendere per conoscere il prosieguo. Il punto, stagione della Samp condizionata dai problemi economici. Meno alibi si assegnano ai calciatori, meglio è. Non è una squadra da quel posto in classifica. Ma comunque non ha valori elevati per la categoria al punto. Zanini poi sconsiglia il Napoli sul riscatto di Ndombele. Ha sfornato buone prestazioni, è stato utile al Napoli. Naturalmente ci sono calciatori più forti, ma è funzionale per avere una rosa ampia. Forse sarebbe eccessivo riscattare il calciatore per una cifra intorno ai 30 milioni, sarebbe conveniente solo ad un prezzo minore. Ehi fan di Azzurra! Lascia la tua opinione nei commenti perché è molto importante per il Napoli.